Eccoci, eccoci. Ciao Lucia, ciao GB, ciao Maria. Siamo finalmente in diretta nel nostro gruppo. Oggi volevo, ciao Deborah, volevo discutere con voi del futuro dell'Ucraina e della Palestina, in base a quelle che saranno le scelte degli americani per il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Ve l'ho ripetuto più volte, ovviamente faccio il tifo ed incrocio le dita per Trump, ritengo di fondamentale importanza anche per i nostri, soprattutto per i nostri interessi di italiani, antiglobalisti, antisistema, contro le politiche progressiste, contro quel cartello che ha preso in ostaggio l'Unione Europea, che vinca Trump. Ma ci tengo però con altrettanta fermezza a ribadire che se per la questione ucraina la vittoria di Trump potrà essere determinante per porre fine al conflitto con Putin, per trovare un accordo, un cessate il fuoco e poi porre definitivamente fine alle ostilità, perché cominceranno a mancare i soldi a Zelensky, comincerà a mancare il sostegno anche per quanto concerne le armi, quindi si arriverà sicuramente, anche se in tempi non brevissimi, ad un accordo. Rispetto a quanto accadrebbe invece se dovesse vincere Kamala Harris e quindi venisse riconfermata la politica guerrafondaia folle dei Dem americani e di quella frangia neocon che sostiene i Dem, che si muove dietro a Biden e quindi dietro la Harris, che invece vogliono inasprire il conflitto, vogliono arrivare ad una escalation. Quindi per quanto concerne la questione in Ucraina, per noi che vogliamo un dialogo con la Russia, che vogliamo riallacciare i rapporti anche tra l'Europa e la Federazione Russa, la vittoria di Trump è ovviamente fondamentale. Altro tasto molto dolente, soprattutto per me, ma immagino anche per voi che se fate parte di questo gruppo la pensate esattamente come me, ripeto, il tasto dolente è la questione di Israele, perché non ci sarà alcuna differenza, non noterete nessuna differenza tra quella che sarebbe stata la riconferma di Trump, oppure oggi la vittoria di Kamala Harris, o quella di Donald Trump. Non troverete differenza nell'approccio al problema palestinese. Anzi, il supporto di Trump verso Israele sarà totale. Netanyahu in queste ore si trova in America, andrà oggi a parlare davanti al congresso americano. Gli unici che lo hanno boicottato, ahimè, per onestà intellettuale devo dirlo, ma lo dico con grande rammarico, gli unici che lo hanno boicottato sono una parte minoritaria dei democratici, ma i repubblicani di Trump si sono stretti tutti quanti intorno a Netanyahu. Netanyahu che ovviamente ha una ferma opposizione da parte dei popoli, da parte delle piazze. Pensate che fuori al congresso ci sono stati già al momento oltre 200 arresti dei manifestanti, quindi stanno facendo una repressione enorme da parte di chi scende in piazza per dire di no a Netanyahu. Ma un dato importante che volevo rilevare è il fatto che la maggior parte degli arrestati non fossero manifestanti pro-Palestina, ovviamente sono manifestanti pro-Palestina, ma sono ebrei. La maggior parte dei manifestanti arrestati sono ebrei che stanno scendendo in piazza con la maglietta rossa e la scritta "Non nel mio nome", "Not in my name". Questo è quello che sta accadendo. Quindi tanti arresti sicuramente tra i manifestanti filo-palestinesi, ma moltissimi tra gli ebrei che protestano contro le politiche di Netanyahu, politiche che ovviamente stanno mettendo gli ebrei in cattiva luce con tutto il mondo.
Nonostante questo, nonostante questa politica aggressiva, Trump incontrerà a Mar del Lago Netanyahu. Quindi, da quel punto di vista, sapete anche chi è il genero di Trump, il marito della figlia. Quindi, da quel punto di vista, non ci sarà alcuna differenza. Peggio, ovviamente, quasi andrebbe però in caso di vittoria di Kamala Harris, perché pensate che potrebbe essere vice della Harris il governatore della Pennsylvania, governatore della Pennsylvania che è ebreo, è fieramente sionista, tant'è vero che da governatore della Pennsylvania ha bloccato quei presidi, quei professori che hanno autorizzato le proteste contro Israele per l'atteggiamento criminale avuto a Gaza. Quindi lui ha bloccato addirittura professori e rettori universitari che avevano permesso queste proteste pro-Palestina. Sarebbe il primo vicepresidente nella storia degli Stati Uniti ebreo, apertamente sionista e apertamente a favore delle politiche di Netanyahu. Quindi di male in peggio. I poveri palestinesi non avranno vantaggi né dall'eventuale elezione di Trump né dall'eventuale elezione di Kamala Harris. L'unica forza, lo ripeto, che hanno i palestinesi in questo momento è di avere l'opinione pubblica di gran parte del mondo, non solo il mondo arabo, dalla loro parte. Lo stanno dimostrando a New York le proteste, tanto dei gruppi e filo palestinesi, tanto dei gruppi di ebrei che non condividono la politica criminale di Netanyahu. Quindi l'unica forza vera, quella che sarà sempre il loro punto di forza, sono i popoli, l'opinione pubblica, le proteste. Bisogna continuare a scendere nelle piazze, bisogna continuare a bloccare i comizi di personaggi come Netanyahu, o comunque far sentire la propria voce, perché così la politica è costretta, anche suo malgrado, comunque a fare dei passi indietro quando le piazze, quando l'opinione pubblica si fanno sentire. Ma non aspettiamoci nulla, assolutamente nulla, da un'elezione di Trump per quanto riguarda la Palestina. Per quanto riguarda invece la Russia, volevo darvi una notizia importante di queste ore, perché non solo riguarda la Russia, ma riguarda anche l'Unione Europea. Zelensky, in accordo ovviamente con i vertici europei, guardate quanto sono bastardi, ha deciso di bloccare il transito del greggio russo della Lukoil diretto attraverso l'Ucraina in Slovacchia e in Ungheria, ossia nei paesi di Robert Fico e di Orban, ossia dei cosiddetti patrioti per l'Europa. Quindi l'Europa, per far pagare a Orban il dialogo avuto con Putin, per far pagare a Fico i suoi accordi con Orban, ha spinto l'Ucraina a fare questo ennesimo gesto vile di una bassezza infinita, di bloccare questo transito. E l'Unione Europea accetta di mettere nel mirino e di lasciare letteralmente alla canna del gas due paesi che fanno parte dell'Unione Europea. Questo veramente è lo schifo più assoluto. Questa Unione Europea è un'Europa matrigna, è un'Europa punitiva, è un'Europa che non dà spazio ai colloqui di pace e che non vuole nella maniera più assoluta porre fine al conflitto in Ucraina, se non arriva prima il diktat americano, diktat che potrebbe arrivare da questo punto di vista con la elezione di Trump. Volevo aggiornarvi su questi punti. Torniamo in diretta più tardi nel canale dedicato ai tesserati noi italiani, perché spero di poter già oggi continuare la seconda puntata che riguarda il conflitto in Ucraina, e questa volta parleremo però dell'operazione Stay Behind, quindi del ruolo degli Stati Uniti, degli apparati americani nell'aver indotto Putin all'operazione speciale in Ucraina. Ricordatevi che ieri la diplomazia
diretta potete andare a rivederla, e sia su YouTube che sul canale Telegram dedicato ai tesserati in italiani. Ieri abbiamo parlato del ruolo dei neonazisti in Ucraina. Oggi faremo un passo avanti e parleremo del ruolo degli apparati americani nell'utilizzare, nello strumentalizzare quei neonazisti in sessione antirussa. Ci vediamo più tardi. Grazie a tutti, da Francesco Amodeo.